architetto Curtinovis, lei era presente al convegno dove con l'architetto Grassi si è parlato dell'intervento che si dovrebbe fare in piazza Garibaldi, quindi la ristrutturazione, diciamo, la ricostruzione dell'ex Upim. Da non trevigliese, quindi non cittadino della Gerardada quantomeno, ha percepito, cosa ha percepito dal dibattito, perché qualche proposta è uscita, qualche perplessità sull'utilizzo, qualche idea, in generale diciamo interventi tutti positivi, però lei cosa ha percepito? Ma io ho percepito che dal dibattito che c'è stata una certa consistente concordanza sull'obiettivo del concorso, che è quello di costruire, che la città in un certo senso si riappropri di quel luogo per farne un luogo pubblico e quindi per costruirvi su quel luogo un edificio pubblico da riempire di attività destinate alla pubblica funzione. Mi è sembrato che su questo ci fosse una grande sintonia, una grande concordanza anche di ordine culturale, quello di che la collettività tenda ad appropriarsi dei luoghi centrali e significativi della città. Io sono un collaboratore di Giorgio Grassi, il riferimento del suo progetto è all'architettura civile e in particolare quindi all'architettura civile di Palladio, quindi un edificio pubblico per eccellenza, un edificio loggiato e porticato che quindi in quel luogo della città, sulla piazza Garibaldi, cerca di interpretare in modo chiaro e semplice il significato emblematico delle attrezzature di interesse pubblico, partendo anche da un riferimento chiaro che è quello di un'architettura esemplare come quello delle basiliche nell'esperienza di Padova, di Vicenza oppure di tanti edifici porticati e loggiati delle città lombarde o veneziane. Allora, cerchiamo di far capire ai telespettatori una cosa. Allora, vediamo la chiesa, la piazza, quindi il comune, la via Gagliari, questa che sto inquadrando, e poi scavalchiamo le case, vediamo i cortili di via Gagliari, vediamo che questo nuovo edificio è aperto, quindi non è a ridosso, anzi non è collegato con gli edifici come adesso è l'Upim. Quindi è tutto isolato, abbiamo qui un vicolo, abbiamo il vicolo teatro, che è questo, c'è solamente, ecco, tocca in un punto lì questo nuovo edificio che verrà creato, ci siamo lì attorno, stiamo passando sopra il campanile, lì vediamo il vicolo teatro, in fianco sappiamo c'è il bar Milano, insomma per far capire alla gente, da quel porticato entriamo nel vicolo teatro e qui vediamo invece il nuovo edificio che sarà un po' distorto dal grand'angolo, comunque cerchiamo di immaginarlo e vediamo il nuovo edificio nella piazza Garibaldi. Allora, architetto Curtinovis, la novità rispetto alla situazione attuale è che questo edificio si stacca completamente dal corpo antico pur integrandosi. Abbiamo un vicolino che gira attorno e abbiamo questo porticato con una scala che sale. Quindi diceva l'architetto Grassi durante l'incontro che praticamente si aprirà la piazza attraverso il porticato, attraverso il vicolo teatro, sulla via Gagliari, entrando nei cortili. Ecco, vuol descrivere questo dettaglio importante? Sì, il progetto proprio affronta questa questione del rapporto di questo isolato, che è l'isolato più antico della città storica, e cerca di trovare una relazione fra Piazza Garibaldi e Via Gagliari e i cortili dei palazzetti privati e civili che ci stanno in mezzo. L'edificio, essendo un edificio porticato, tutto attraversabile a piano terra, con una scalinata e una fila di botteghe, consente proprio di mettere in relazione la Piazza Garibaldi con il porticato e di mettere in connessione le quattro corti sostanziali che stanno fra via Gagliari e piazza Garibaldi. L'edificio contemporaneamente è anche staccato sugli altri fronti, così da consentire dal vicolo del teatro e attorno all'edificio, nel porticato e fuori dal porticato, continui momenti di transizione
tra gli spazi coperti e gli spazi all'aperto, perché proprio nel pianiterreno trovano posto i locali così aperti al pubblico, che sono quelli, un ristorante, il bar, la caffetteria e per esempio una vietta interna sulla quale prospettano le botteghe come un tempo, quindi luoghi che possono estendersi con i tavolini, con gli ombrelloni o così come già viene utilizzata con bancarelle sulla piazza, e quindi stabilire elementi di relazione forte fra gli spazi chiusi dell'edificio, gli spazi porticati e gli spazi aperti delle vie, delle viuzze e delle piazzette di cui Treviglio è ricca, ma in particolare questo isolato centrale baricentrico. Questo direi che è il carattere fondamentale dell'edificio. Qualcuno ha messo anche l'accento sulla necessità di ospitare o nel palazzo o nella piazza delle attività commerciali legate al food, cioè al cibo, che sono venute meno in questi anni nel centro storico, proprio perché ci sia questa facilità di approvvigionamento a piedi nel centro. E poi sono uscite altre idee non così facilmente condivisibili, come quella del teatro, che è una funzione molto difficile, perché i teatri oggi nelle città italiane sono tutti in difficilissime situazioni di gestione, e Treviglio, con la vicinanza di Bergamo e di Milano, non ha facilità di mantenere una struttura così impegnativa. In una zona come la nostra, lo dicevamo anche nel convegno, dove c'è una presenza industriale abbastanza importante, in futuro si amplierà il terziario, quindi ci saranno esigenze di servizi, auditorium, luoghi dove fare conferenze, dibattiti anche multilingue. Quindi magari una funzione a servizio del mondo del lavoro, del mondo dell'impresa, non potrebbe essere ipotizzata? Ormai non si crede più a dei futuri produttivi, perché lo scenario internazionale non lascia margini di incremento al settore secondario, diciamo quello industriale. E il futuro di Treviglio è certamente legato ai servizi e dei servizi del territorio rispetto al quale diventa sempre più capitale. E allora qui potrebbe esserci anche la parte direzionale di questa serie di servizi, che non sono solo alle imprese ma anche agli altri settori, proprio per ribadire una funzione centrale di Treviglio sul territorio che cominciamo tutti a chiamare Geradatta.